Dunque, questa conclusione di mantenere tutti insieme un fortissimo atteggiamento rivendicativo sia il giusto appello con cui possiamo andare comunque a chiudere questa giornata e ricordarci di assumere le rivendicazioni degli altri. Faccio un esempio, io sono anche presidente del comitato etico di Banca Etica. Banca Etica ha deciso non solo di finanziare l'abitare collettivo, ma anche di partecipare al forum e insieme a voi fare questo percorso rivendicativo su queste azioni, perché non è possibile fare solo cultura della finanza etica dando credito eticamente, ma anche sposando queste rivendicazioni. Abbiamo bisogno che i sindacati, quando dialogano col governo, parlino di spese militari, parlino di basi militari. Sono sicura che già si fa, facciamolo sapere, diciamolo di più. Noi ONG dobbiamo parlare di più di lavoro dignitoso. Quanti sono i precari nel mondo della cooperazione internazionale? Perché i nostri finanziamenti sono precari? Beh, non importa, in ogni caso noi dobbiamo promuovere un lavoro dignitoso. Possiamo promuovere la transizione ecologica mentre facciamo cooperazione internazionale. Possiamo promuovere, noi che abbiamo dialoghi con gli attivisti iracheni, libanesi, ucraini, un dialogo sulla transizione ecologica, sul costo ecologico delle guerre e poi amplificare con queste informazioni, no? Quello che arriva nelle nostre università, nei posti di lavoro, nelle scuole. Ecco, diciamo, questa è la logica che rende estremamente significativo il fatto di essere venuti qua oggi tutti insieme, di aver partecipato a questi gruppi e di aver avuto una grande disponibilità di ascolto fino alle 6:30 di un sabato pomeriggio. Se non ci sono altri commenti, allora direi che ci salutiamo. Un grazie a tutte e a tutti, buon lavoro. Abbiamo un ringrazio chi ha organizzato, ringrazio anche chi ci ha dato questo spazio. Domani mattina c'è la conclusione dei lavori, c'è ancora un appuntamento importante e adesso abbiamo anche nei prossimi mesi tanto lavoro, tanto impegno e tra l'altro uno dei temi, se non vogliamo che aumentino le diseguaglianze, è sicuramente il referendum sull'autonomia differenziata, su cui dovremo davvero agire un grande lavoro culturale. Grazie. A domani a Cernobbio.